Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro che ha voluto Umberto. Ah, io Umberto l'ho conosciuto verso la fine degli anni Ottanta, a Ussana. Lui è ventenne, io ultra trentenne, con qualche chilo in meno. Marzo 90 era. Marzo, quindi fine anni Ottanta. Mi vedo questo ragazzo alto alto, lungo lungo, magro magro, con tre o quattro ragazzini. C'era un congresso, il vecchio congresso della ex Democrazia Cristiana. Io ero segretario e quindi evidentemente non gli avevano parlato bene di me. Quindi in questo contesto qui siamo avvicinati in sezione, ci siamo salutati e comincia la discussione, due o tre interventi e poi si passa subito per votare. Allora si votava, quindi si parlava, si discuteva, si bisticciava, però qualcosa usciva sempre. In quel contesto, comunque, per chiudere questa breve parentesi, questo incontro, la conoscenza con Umberto, alla fine... Umberto, chiudi, non avevo quasi niente. Se, perché più o meno gestivo un po' tutto io, come si suol dire. E allora avevamo interrotto un po' la riunione, ci siamo sentiti. Dice, dai, dammi almeno un delegato. Dai, non farmi andare via. Dice, ho vinto dappertutto. E qui cominciavo a parlare di Umberto. Ho detto, come hai vinto dappertutto? Sì, diceva, tutta la provincia... Io, mi sembra 70-80 comuni, ho fatto tabula rasa, dice proprio qui non posso rientrare e dire che qui non ho preso niente. Ho detto guarda, facciamo, e aveva preso dei delegati, eccetera. E da lì è cominciata la conoscenza con Umberto. Quindi, gran lavoratore, grande, come si suol dire, ha una forte perspicacia per quelle che sono le cose del prossimo, dell'altrui, e questo è una cosa che non tutti quelli che vogliono affacciarsi alla politica oppure che magari vengono catapultati perché magari contattati da persone all'interno degli schieramenti, dei partiti, delle associazioni, dei movimenti attualmente vengono inseriti, poi fanno uno o due legislature, poi chi si è visto, no, lui costantemente è amministratore del vostro paese, del paese di Mandasa, quindi capacissimo, è direttore dell'ANCI. In quel contesto poi abbiamo approfondito negli anni tutta una serie di operatività anche a livello territoriale, è sempre vicino ai sindaci in un contesto molto ampio, è presente, è capitato molte volte che la mattina una riunione a Cagliari, poi di passaggio a Roma e poi anche a Bruxelles. Quindi in un contesto che se uno non ha una certa operatività, non ha una certa passione, queste cose non le fa. Dice, ma voglio fare una vita un pochettino più tranquilla. Forse guadagnando di più e occupandosi anche di altre cose. Invece la passione verso il prossimo, d'altronde come si dice, non solo i religiosi abbracciano quello che può essere il altre... situazioni che meglio non citare. Allora, Umberto, secondo me la regione ha bisogno di uomini che siano operativi. Io spesso e volentieri, io ho fatto anche il sindaco per tanti anni, sono attualmente in consiglio comunale del mio paese, io sono di Ussana, e spesso e volentieri assisti ad una situazione che deve essere quasi, come si può dire, catastrofica. Chi dice largo ai giovani? Io sono stato giovane, a 21 anni ero consigliere comunale, qualcuno che vedo in fondo ci conosciamo, quindi ho partecipato alle elezioni provinciali, strano però tutte le volte che partecipavo io si perdeva sempre. Quindi, in un contesto ampio,
abbiamo avuto ottimi risultati, però quello che è preoccupante è che molti giovani vedono la carica di consigliere regionale, di deputato o anche di sindaco in centri importanti come un qualcosa che possa essere remunerativa. È una sistemazione a livello per tutta la vita. Questo deve essere sfatato. A livello regionale ci sono tante di quelle situazioni che tutti i giorni assistiamo. Sappiamo benissimo che chi è sindaco, e Umberto è sindaco già per la terza volta nel vostro paese, conosce bene tutta la macchina amministrativa. E attualmente a livello regionale, anche il 17-18 di febbraio, sappiamo esattamente chi sarà, chi governerà la regione. Però gli anni passano, in Sardegna c'è sempre più disoccupazione, però che è diventata anche a livello nazionale, a livello europeo, e pochissimi non sanno come rilanciare l'economia. Nel mio consiglio comunale più o meno si è fatto un discorso del genere e spesso e volentieri qualcuno si cimenta in situazioni e in discorsi, come si suol dire, bisogna rilanciare l'occupazione, bisogna fare questo, bisogna fare quello, 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 quello. Poi alla fin fine sappiamo benissimo che chi vorrebbe promuovere le iniziative non è in grado di ricoprire gli incarichi a cui spesso e volentieri i nostri politici demandano, come commissari, come consigli di amministrazione. Ecco perché abbiamo una regione che sicuramente potrebbe fare molto di più. Io sono dell'avviso che mandando gli uomini come Umberto troveremo una operatività molto più dinamica e qualcosa che sicuramente potremo cogliere a livello regionale. Non voglio dilungarmi perché sarebbe e poi le lodi a Umberto penso che non servano, perché è una persona operativa. Grazie.